Abbiamo passato al setaccio ogni singolo bit che abbiamo recuperato. C'è roba buona? No, non buona, strabuona. Ho già selezionato un paio di ottime opportunità. Pare che la campagna per la rielezione del senatore Truss abbia il supporto logistico di Invite. È strano. E illegale. Sì, perché non lo finanzia e basta? Invite raccoglie dati da molti anni. Roba che vale ben più dei soldi. Ma perché aiutare quell'idiota di Truss? Quello non si trova il cazzo manco se gli rimbalza in culo. Beh, facciamo un po' di casino, sfondiamo qualche porta, vediamo che succede. Sì, scateniamo una reazione, magari si espone. Facciamo l'annuncio. Marcus, che ne dici? Ti va di umiliarlo un po'? Ah, certo, un regalino per lui. Vado a ritoccare quell'enorme cartellone con la sua faccia da cazzo. Il messaggio sarà chiaro. Ah, e io do una spallata ai fondi per la campagna. E io intanto gli incasino i social media, gli incasino il sito internet e già che ci sono, gli incasino pure le sue pubblicità online. Io mi faccio un'altra birra. Le tue libertà sono protette solo se la democrazia è in salute. Ma gli interessi del capitale truccano le elezioni, le tue elezioni. Il tuo social media preferito, Invite, sa tutto su di te. E sta manipolando i tuoi feed per cambiare la tua opinione. Ti stanno spingendo a votare per il loro pupazzo, il senatore Mark Truss. Invite possiede il più potente strumento di controllo della popolazione mai creato. Difendi la democrazia. Aiutaci ad abbattere Invite. Scaricala e prestaci la tua potenza di calcolo. Insieme sapremo la verità sul senatore Truss. Unisciti a noi. Siamo il DeadSec. Sei lì? Sto giusto guardando un mega senatore Truss sul cartellone. Fai ciò che devi. Si parte. Saprà che gli stiamo addosso ora. Così si fa. Ho un intero team del DeadSec al lavoro sui cartelloni di Truss. Fico. Intanto ho preparato una bomba apposta per i server Invite. Aspettami davanti alla Invite e ti aggiorno. Bene, a dopo. Al lavoro col cartellone. Volevamo una reazione ed è arrivata. Sì? Abbiamo una mail fra Truss e i suoi amiconi. È incazzato nero. Vuole fare passare una legge contro i gruppi capaci di rivelare direttive e azioni private. Cioè noi. È esattamente quello che vorrebbe Invite. È anche per questo che sta aiutando Truss. Devi hackerare l'ufficio del CEO. Ah, Mary Catskill. E...
Questo è un esploit per aprire la backdoor nei loro server. Un'altra chiavetta. Guarda, guarda che tra un po' ci apro un negozio. Questa è non vendertela. Sai, l'ultima volta le cose non sono andate come previsto. Brutto momento, davvero. Già. Che tristezza. Hanno aumentato la sicurezza per questo, tra l'altro. Beh, questa è un'ottima notizia. Proprio oggi. E quindi sono... C'è corte de hongos, playeras vintage, hipsters e libros che nunca lei. Non deve finire per forza male. Ehi, cosa... Avete spazio... Pattuglia, c'è un possibile bersaglio nell'area. Telefono a posto. Registreremo le sue conversazioni. Sapremo tutto quello che dice. Vai alla stanza dei server e installa la backdoor. Ci stavo andando. Ricordo una cosa all'agente di Invite. I progetti su cui stiamo lavorando sono super segreti, chiaro? Lo sappiamo tutti. Quindi se vi chiedono a che lavorate, fossero anche parenti o amici, non dite una parola. Non dico di non rispondere, basta dire non mi va di parlare di lavoro e parlare di sport o di qualcos'altro, anche se loro insistono. Grazie a tutti. Sei un grande. Ok, che sta succedendo? Vedi quello che vedo io? Sembra che... Merda! Usano il Bellwether. Cazzo, quindi c'è la Bloom dietro tutto questo. Oh cazzo, manipolano la gente perché voti per Truss. Sai una cosa? Non sarà difficile rivoltare tutto contro Truss. Ah, sei un genio. Fallo. Te vedo. Io me largo. Ora vattene di corsa. Mira... Ok, sono fuori. Josh sta cercando di modificare l'algoritmo Invite per fottere Truss. Ehi, uno degli altri candidati sta facendo un comizio davanti al municipio. Se vuoi ti raggiungo lì. Fico. Oh.
Le società che gestiscono i dati sono bravissime a tenerli lontani da voi, ma sono i vostri dati. Oh, Teresa Moretti potrebbe farcela. Se Invite ce la fa, nessuna elezione è sicura. Il Bellwether può influenzare ogni singolo elettore di questo paese. E Truss è l'uomo che coprirà le sue tracce, per questo è così importante. Da quando abbiamo incasinato il codice di Invite, il senatore Truss è calato di brutto nei sondaggi. Invite sta uscendo di testa. Ehi, Marcus, senti un po' cosa abbiamo registrato, ok? Questo è Truss che parla con Mary Catskill, il CEO di Invite. Non può fare niente, ma tutto è merda. Vediamoci di persona. Ho qualcosa che metterà a posto tutto. Grazie al cielo. Vediamoci nel mio attico. Potenzia la sicurezza e ci sarò. Grazie mille, Mary. Non lo saprà nessuno. Registrerò l'incontro, lo useremo contro di loro. Ti aiuto, la carrozza attende, signore. Oh, la ringrazio, buon uomo. Cosa mi dice che la sicurezza sarà folle? Ho già controllato. È pieno di telecamere lì. Le userò per sapere che succede. Spiarli con le loro stesse telecamere, fico. Esatto. Il voto è una delle poche cose rimaste alla gente. Lo sai che Invite traccia gli schemi di voto di tutti? Ma certo, mi sembra ovvio. La Invite mi sta facendo sclerare. Insomma, tante aziende manipolano le persone, ma questa è davvero insidiosa. Controllano tutto il traffico. Sanno tutto di tutti e approfittano di ogni informazione. No. La telecamera si controlla dalla cima di quell'edificio. Vado a dare un'occhiata. Io perlustro la zona. Vorrei avere una visuale diretta dell'attico. Controlla il tuo laptop. Vedi se qualcosa non va. Signor Nemec, sono sorpreso. Sorpreso? Già, sorpreso. Te la fai sotto, eh? Non è giusto. Lei e la signorina Catskill mi avevate promesso. Non ti ho mai promesso nulla, Mark. Le promesse si fanno a 5 anni, Mark. È un ricatto, vero? Lo so. Avrei voluto inventare qualcosa di meglio, ma i classici funzionano sempre. Questo stato perdona le deviazioni sessuali molto più dell'abuso di droga, Mark. Sono un senatore degli Stati Uniti. Apri bene quelle cazzo di orecchie, Marchino caro. Stai andando in picchiata. E non possiamo permetterlo. È il momento del piano B. Ricordi qual è il piano B, vero? E qui ci sono gli schemi. Se ti interessano. Voi dovevate farmi rieleggere. No, i miracoli sono per i falliti, Mark. Non vuoi guadagnarti la vittoria? Se qualcosa va storto, ricorda. Tieni solo la bocca chiusa. Non come in queste foto. Ripeto, mi dispiace davvero tanto. In futuro farò meglio. Hai visto? C'è Dushan dietro. Ehi, c'è un sacco di attività in quella zona. Marcus, l'edificio è sparito dal radar. Non possiamo entrare né vedere dentro. Devo andare là. Dobbiamo capire che sta succedendo. Sono in cima al palazzo accanto. Puoi raggiungere il suo attico da qui. Ci sono un sacco di group. Sto arrivando. Ehi, freccia! Ehi, Marcus, come procede? Ehi, guarda qua! Eh? Da questo si vede tutta la città! C'è tanta gente laggiù, zio. Un sacco di gente. Sì, che viene fottuta. E neanche se ne accorge. È insensibile. Roba da pazzi. Sai che sarà impossibile farli tornare a essere delle persone. Beh sì, cazzo. Ok, tu cerca le prove, io ti monto la via di fuga.
Ehi, quello è il senatore? No, direi che occhio è un elicottero. Ma vaffanculo. Ehi, Sitara, sono pronto per entrare. Metti un po' di musica. Attenzione, segnalato un bersaglio precedentemente identificato. Siamo ancora fuori. Avvia l'upload. Cerca il modo di ricollegare l'edificio alla rete. Calma, vi faccio entrare nel sistema. Poi usate le botnet per farvi strada con la forza e scaricare tutto il possibile. Ma appena inizierai il download ti scopriranno. Se no, dov'è il divertimento? Ho una sorpresa per loro. Siete dentro. Buon lavoro. La tua via di fuga è pronta. Oh dai, ti piacerà un casino. Pattuglia, c'è un possibile bersaglio o dei bersagli vicino alla vostra posizione. Questo è pazzesco! Sì! Centrale, qui serve subito. Centrale a squadra, attenzione, possibili sospetti nelle vostre vicinanze. Centrale, qui PH2, siamo sul posto. Sospetto localizzato. Marcus, ho il loro piano B. Stanno puntando ai seggi elettronici. Ai seggi elettronici? Sono super protetti. Proteggono i dati solo dopo il voto. Grazie ai dati Invite possono programmare l'esito già adesso. Josh ha scoperto dove sono i seggi elettronici. Ti aspetta fuori da Fort Point. Fort Point, vado subito. Oh, Marcus, potrebbe farti comodo dell'esplosivo. Speravo che lo dicessi. Mm-hmm.